Siamo alla festa vegetariano animalista che si tiene ogni anno in questa bella piazza un po' sporchina del centro storico di Roma, di questa piazza Re di Roma, più storico del Crocifisso More, e le vogliamo parlare, ma non solo su questo argomento, partiamo da questo argomento col noto pensatore Evaldo Cavallaro. Mi piace l'etichetta di pensatore, ovviamente è un'etichetta valutativa. No, volevo trovare anche un'altra parola, tipo sì, riflettitore, sì, riflettente. Diciamo che pensatore, soprattutto da parecchio tempo, quindi mi interesso di obiotica, cioè di come vivere bene, certo, in armonia con noi stessi e con gli altri. Sai, come diceva quello, penso e ripenso, lo dicevi, il tasso, e nel pensare il pazzo, certo, sapevi cosa diceva, certo, Torquato Tasso. E sono qui non solo per diciamo, onorare il comune amico Franco Liberomanco, dell'Associazione Vegetariana Animalista, ma perché diciamo sempre di più concettualmente e se possibile anche come dire operativamente nella mia vita quotidiana cerco di conformarmi all'ideale vegetariano animalista, non tanto per motivi di salute, non per motivi come dire dietetici o altre cose di cui non sono esperto e comunque che mi interessano poco, ma sul piano invece proprio della qualità della vita e del rispetto di tutte le altre vite. Quindi la motivazione è fondamentalmente etica. Se uno non parte dal rispetto di tutti gli altri viventi, adesso ti devo dire che io ho cominciato da qualche anno a provare quella buddistica pietà anche per le piante. Certo. Per cui infatti, cosa mi succede? Quando vado nei supermercati e vedo queste pianticelle in vendita che nessuno compra e che quelli sciagurati dei dipendenti le lasciano morire, mi viene un gran senso di pietà e sono costretto sempre a comprarmi qualcuna, certo, di queste pianticelle. Hai, certo, capito? Ma e coltivarla amorevolmente. Certo. Questo qui, certo, è veramente, certo, la vera e propria pietà. La pietà, direi, sì, buddista, non solo verso, certo, verso e, diciamo francescana. Giustamente. Diciamo sostanzialmente questo è il motivo fondamentalmente per cui Absit in Iuria, che nulla a che fare con un certo, certo, papa che si è voluto chiamare Francesco, no, che non è proprio il tipo, capisco, no, anzi no, diciamole queste cose, no? Vabbè, non ho motivi per affermare niente. Beh, né insomma, a favore né contro, non si perita, mi sta simpatico come si presenta, questo sì, vabbè, non si perita di mandare in volo delle colombelle che poi vengono sistematicamente, secondo tra l'altro alcune molto chiare profezie, sterminate da colombaci, da corvi o quant'altro, non so se lo sapevi. No, non confesso. Sono stati costretti a comprare un falcone. No, ma ti rendi conto, io lo so, queste cose passano inosservate, no? Di fronte a questi fenomeni mediatici, no? E poi nella sostanza avvengono cose molto strane. Beh, senz'altro possibile, c'è una realtà, no, avviene regolarmente, c'è quella sotto, in quella strana piazza, sì. Certo, certo. Quindi ecco, il motivo fondamentale per cui sono qui oggi è testimoniare la mia disponibilità ad andare avanti su questo cammino di evoluzione di coscienza, insomma, vegetariana animalista. L'altro motivo è quello che mi ha dato la possibilità di incontrare te, il grande Giorgio Vitali, naturalmente, e altri amici. E alcuni anzi li abbiamo portati, a mia moglie Lucia, proprio come primo tentativo di far scoprire loro un mondo diverso. Senti, faccio una riflessione. Parlando con te dobbiamo ricordare quelle belle conferenze che noi abbiamo fatto di ricongiungimento tra scienza e coscienza, scienza, no, scienza e sapienza, allora, un distillo da ricomporre, bravissimo. Esatto, sì. Proprio di recente ci sono state tutta una serie di conferenze, credo che continuano ancora, proprio sulla ricomposizione tra scienza e sapienza, ed è una cosa molto importante. Attenendoci a queste cose dobbiamo sempre ricordare che c'è un principio fondamentale delle coincidenze, perché le coincidenze non sono un caso, certamente. Esattamente, certo, non sono il caso, ecco, assolutamente d'accordo. Bene, questo è fondamentalmente il motivo. Mi piace l'idea di contribuire nel piccolissimo a vivere meglio,
come dicevamo all'inizio, in armonia con noi stessi, per la prima cosa rispettare noi stessi, ma rispettare anche tutti i viventi. Ma se noi viviamo in armonia con noi stessi, questa armonia si espande. Certo. Se non viviamo in armonia con noi stessi, possiamo dire quello che vogliamo, certo. Non espandiamo proprio niente. Assolutamente. E d'altra parte, sempre di più, credo che Dio, al di là delle etichette, a me piace credere in Dio, al di là delle etichette, delle forme, delle religioni costituite, sempre di più penso che Dio sia la vita, è la vita. In assoluto, non può che coincidere. Con tutti i suoi miliardi di modi di comparire, evolutivi naturalmente, che rappresentano da un lato l'uno, dall'altro il tutto. E ricordiamoci sempre che in ogni corpo umano ci sono più batteri che non cellule. Certo, è probabile, sì. No, è probabile, è un dato riscontrato. Noi crediamo di vivere chissà come. Cioè, invece siamo uno che vive perché miliardi vivono dentro. Esatto. Questa è un'acquisizione recente che però ci dovrebbe far riflettere. Cioè, noi abbiamo nel nostro corpo più batteri che non siano le nostre cellule. Noi siamo un mega organismo fatto di microviventi, come probabilmente noi siamo dei microviventi all'interno di un macro organismo che è l'universo. È fuori discussione. E personalmente, come sai, io credo alla reincarnazione e quindi penso che in realtà ogni vita, certo, non siamo soli, certo, ogni singola vita non sia altro che un giro, un abito di scena di un, virgolette, di un'anima che ha un tempo sconfinato e che, a seconda di come vogliamo vederlo, possiamo vedere in un divenire storico oppure in un divenire puramente, assurdamente contestuale, come può essere quello di vedere un'opera d'arte. La vedi, sicuramente il pittore l'ha dipinta in tempi diversi, prima questa figura, esatto, poi un'altra, ma noi quando la vediamo tutta insieme, non c'è un prima, un dopo, un sopra, un sotto, questo. Bene, grazie di questo incontro. Grazie a te. E l'universo mi ha regalato oggi di rivedere il grande Giorgio Vitali, e che Priapo sia sempre con noi. Sempre dietro ai nostri pensieri, non davanti. Grazie.